Buonasera Presidente, perché questa sera si è visto un Pescara forte, grintoso, intenso, che ha chiuso la partita dopo la prima mezz'ora e che si porta più 6 in classifica dal tandem Entella-Ternana. Buonasera. Sì, buonasera. Intanto, sì, hanno fatto, i ragazzi hanno fatto una gran partita. Di fronte avevamo una squadra con tanti giovani molto bravi che sicuramente nei prossimi anni vedremo in categorie superiori, però il Pescara questa sera credo che abbia fatto una partita perfetta. Il primo tempo non c'è stato nulla da dire dai primi minuti. Dicevo prima, per fare una battuta, a maglie invertite i ragazzi del Pescara sarebbero tutti da grandi squadre, però perché battuta? No, l'ho fatta come battuta, nel senso che questa sera il Pescara veramente ha giocato molto molto bene. Senta Presidente, al di là dell'aspetto della partita, ora però impossibile non guardare la classifica, me la commenta? No, ma non era, noi non la guardiamo la classifica, perché il campionato è appena iniziato, manca tutto il girone di ritorno, mancano 3 partite per finirla. C'è tanto tempo dove ci sono squadre molto più attrezzate di noi da davanti che possono fare ancora molto bene. Noi giochiamo le partite come stiamo giocando e poi alla fine tireremo la linea. Che bella la festa con la squadra sotto la curva alla fine, superato il muro dei 6.000 spettatori, il numero dei 6.000. Ma sicuramente poi sono sempre ragazzi con i risultati a portarsi dietro il pubblico. Quando i risultati non arrivano è chiaro che c'è depressione, quando arrivano i risultati c'è soddisfazione, c'è entusiasmo, e questo fa bene anche alla squadra, anche ai ragazzi. Prima di una domanda da studio per il presidente Daniele Sebastiani, magari il suo collega e suo amico presidente Brocco del Pineto la sta guardando, che le vuole dire per lunedì sera? Sapete che c'è un rapporto di grande amicizia con Silvio, quindi che devo dire, lo aspetto a Pescara sperando di poter gioire io. Domanda per il presidente Sebastiani, gliela giro io. Massimo? Sì, Fabio. No, boh, io saluto Daniele, voglio fare un passo indietro tornando al discorso che facevamo prima, visto che il mister non l'ha messo e non lo ammetterà mai, però il presidente posso chiederglielo, il risultato di Arezzo è anche un po' bugiardo per le mancanze di 3 giocatori molto importanti per questa rosa? Le chiede Fabio Ferraresi, che la saluta da studio al pari di Massimo Profeta, se il risultato di Arezzo è bugiardo per le assenze che aveva il suo Pescara. No, l'Arezzo è una buona squadra, non scherziamo, io ho sempre detto, ho detto anche prima della partita, l'Arezzo è una di quelle squadre attrezzate per poter stare lassù, quindi per me è un risultato giusto, anche a luce del fatto che magari viene dato troppo risalto al fatto che loro hanno avuto delle occasioni, però noi abbiamo avuto 2 occasioni dove c'erano 2 rigori netti che non sono stati dati. Se tu li dai probabilmente la partita cambia. Poi che fallo sul gol del Milan questa sera? Stasera c'era anche qualcosa in più da parlare, perché era tutto al contrario purtroppo, però ci sta anche questo, andiamo avanti, non protestiamo, cerchiamo di giocarci le partite come abbiamo fatto stasera, poi alla fine i risultati arrivano. Però ripeto, il risultato di Arezzo per me è un risultato molto buono per il Pescara. Un'altra domanda per il presidente, che poi deve salutarci. Ma no, solo un dato statistico, perché se non mi inganna la memoria, però il Pescara oggi ha mandato in gol il suo 11° giocatore, sempre più cooperativa del gol questa squadra. Sempre più cooperativa del gol, dice Massimo Profeta, questo Pescara che ha mandato in rete il suo 11° giocatore, il riferimento è a Pierozzi, ha segnato anche Tonin, si placa un po' questa voce, serve un attaccante. Ma la voce serve un attaccante è la vostra, non è certamente la nostra della società, quindi è ogni giorno, come apri qualsiasi quotidiano, qualsiasi intervista, c'è bisogno dell'attaccante. Mi sembra, se non vado errato, che siamo il terzo attacco del girone, quindi se c'è bisogno di un attaccante per noi, per gli altri magari c'è bisogno di una cooperativa di attaccanti.